Io quando vedo in giro cose del tipo ciglia magnetiche penso, ma cosa se ne inventeranno ancora? Cosa c'è ancora da inventare? Hanno una creatività, guarda, incredibile. Ciao vanitose ed eccomi di nuovo qua e il video di oggi è un funziona davvero nel cui testeremo insieme le ciglia magnetiche. Le ciglia magnetiche si sono spopolate su internet, quando le ho viste le volevo provare assolutamente e quando New Chic mi ha contattato per inviare alcuni dei suoi prodotti e io ho scelto tra qui delle ciglia magnetiche. E queste sono le ciglia che ho ricevuto. È un pack che contiene 4 ciglia finte, quindi una da sotto e una da sopra. E la particolarità di queste ciglia è che contiene 2 bande magnetiche ciascuno, quindi una all'inizio e una alla fine. Per chi non ha mai sentito parlare delle ciglia magnetiche, vi spiego velocemente. Sono delle ciglia magnetiche, appunto, che non hanno bisogno di colla per tenersi su. E come vanno applicate? Una sopra e una sotto alle tue ciglia naturali. Questo sarebbe il risultato. Ti ricordo che se ti sta piacendo questo video devi iscriverti subito per non perdere i nuovi video. Però vediamo in pratica come funzionano veramente queste ciglia. Queste in particolare non vengono specificate quale sarebbe la parte destra o la parte sinistra, però è facile da capire perché la parte finale, quella che è più lunga, dovrebbe stare posizionata alla fine dell'occhio, quindi nell'angolo esterno. Non ho manco idea di come riuscirò a farvi vedere questo. Allora, queste sono le mie ciglia naturali e non ho applicato praticamente nulla. Una delle bande dovrebbe stare posizionata sopra le ciglia naturali. Le proprio vicinissimo alla radice delle ciglia e posizionata appunto nella parte finale dell'occhio. Eccola qua, la vedete? E poi vengo con l'altra metà e la posiziono nella parte inferiore. Forse l'ho messa però un po' troppo all'esterno e la figata è che posso semplicemente toglierlo e riapplicarla. Quindi la posiziono un po' verso la metà dell'occhio. Bam. E un mio consiglio è spingerle verso la radice delle ciglia, però utilizzando le mani, perché altrimenti se utilizziamo una pinza si attacca, ovvio. E questo è il risultato. Secondo me cambia da subito. Le ciglia sono già più folte, hanno questo che è di più sexy, più bello. Il modo di applicazione è piuttosto facile, magari nelle prime volte bisognerà fare un po' di pratica. Però, tutto sommato, lo trovo abbastanza facile. Una cosa bisogna dirlo però, queste che ho preso, come vi ho fatto vedere, hanno 2 bande magnetiche ciascuna. Ciò le rende più aderenti, secondo me, alla palpebra, alle ciglia. Perché avevo visto altre review in cui le ragazze si lamentavano che gli angoli esterni rimanevano proprio un po' per i fatti suoi. E invece io che ho provato queste a 2 bande magnetiche, con me non succede. Quindi se volete testare vi consiglio di prendere queste con 2 bande magnetiche, ricordatevi. Il risultato così mi piace molto, ma mi piace ancora di più con l'eyeliner applicato. Quindi vi faccio vedere subito il risultato. Ecco, ho fatto una riga. Oh my god, sta cadendo tutto. E voilà, ho fatto una riga un po' dubbiosa, però la parte importante sono le ciglia. Almeno qua per me la differenza è abbastanza visibile. Su questo ho già applicato la ciglia finta, invece in questo qua non c'è niente, soltanto ciglia e mascara. Oh, soltanto mascara. Vado ad applicarla anche dall'altra parte per non rimanere un monociglia. Una cosa
che secondo me è anche da tenere presente è applicare il mascara prima dell'applicazione delle ciglia. In questo modo non dovremmo sporcare le nostre ciglia finte magnetiche e dureranno appunto più a lungo. Come avete visto, molto semplice e veloce da applicare. Secondo me le ciglia finte magnetiche sono adatte anche alle ragazze che non hanno tanta dimestichezza con le ciglia finte in generale. Le trovo sia più semplici da applicare, ma anche molto facile da togliere. Una cosa che mi sono sempre chiesta riguardo le ciglia magnetiche è se non erano troppo deboli, troppo delicate, nel senso che appena toccandole potessero cadere. E invece no. Si tengono abbastanza bene per tutta la serata, per tutta la giornata. Almeno queste che ho prese possono essere utilizzate tranquillamente anche di giorno, perché appunto non si vedono, sono abbastanza discrete, però fanno la sua scena. Poi non sono pesanti, non danno fastidio, non rovinano le ciglia naturali e secondo me sono super approvate, funzionano davvero le ciglia finte magnetiche. E se siete interessate vi lascerò qua sotto nell'info box il link per il sito dove le ho prese. E se ti è piaciuto questo video, lasciami il tuo like e condividi questo video con le tue amiche, così anche loro potranno applicare e utilizzare le ciglia finte magnetiche. Se avete qualche domanda che non vi ho risposto in questo video, lasciatemela qua sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao. Che bella lucina e stronza che si è fatta, guarda. Ah! Che nervoso.